Ciao a tutti, ben ritrovati sul mio canale di cucina. Oggi prepariamo insieme una cioccolata calda in tazza. Vediamo insieme gli ingredienti per la ricetta di oggi. Per due cioccolate in tazza abbiamo bisogno di 50 g di cacao amaro in polvere, 5 g di fecola di patate o amido di mais, 40 g di zucchero semolato bianco, 150 g di latte intero di montagna. A scelta possiamo utilizzare delle decorazioni, cioccolato fondente, zuccherini di vari tipi. Metto il cacao in una ciotola, aggiungo lo zucchero e la fecola. Inizio a amalgamare tutti gli ingredienti, rendendo il composto liscio in modo da evitare i grumi che già ci sono di per sé nel cacao. A questo punto inizio a versare il latte, sempre a freddo. Mi procuro un pentolino di questi qui, piccolini, antiaderente, un mestolo di legno e inizio a mettere il composto della mia cioccolata dentro. Porto ad ebollizione il mio composto. Ecco, la nostra cioccolata è pronta, è uscita dal fuoco. Se la volete più soda, aumentate ancora di più la fecola con l'amido di mais che vi servirà per addensare in modo naturale e semplice. Io mi sono preparata dei bicchieri di vetro dove adagiare la mia cioccolata in tazza. Ecco qua. Spettacolo. Potete decidere se presentarla con della panna, con della granella colorata. Io voglio mettere un altro po' di cioccolato fondente proprio per dare un tocco ancora più saporito. Ecco qua, questa era la mia ricetta di oggi da condividere con voi. E ovviamente vi ringrazio a tutti i nuovi iscritti e a chi mi segue da sempre. Questa è la mia ricetta di oggi, se vi è piaciuto mettete un like. Io vi aspetto per altre gustosissime ricette sul canale. Ciao a tutti!